Il Natale è passato. Tutto bene, Natale? No, io ho avuto dei problemi, eh. Non solo a Natale, perché comunque. Perché ci ho avuto dei problemi? Perché mia mamma quest'anno, quando è andata lì per preparare il presepe, si è accorta che gli avevo fumato tutto il muschio. Guarda che. Avevo fumato anche la paglia della culla di Gesù Bambino. Infatti, noi avevamo l'unico presepe con Gesù Bambino in piedi perché. Poi non voleva dormire sul sassetto, guarda che strano. Comunque, l'estate ormai si sta avvicinando a quella del 2009. L'anno scorso avete fatto delle buone vacanze? Tutto bene allora, no? Perché io ci ho avuto dei problemi. Allora vi spiego. L'anno scorso la mia fidanzata è venuta da me e mi fa. No, forse meglio mi dice. Meglio mi dice. Allora, è venuta da me e mi dice. Arriva dopo col secondo DVD questo. Allora, arriva dopo e mi dice. No, perché è così. Viene da me e mi dice: uè, quest'anno facciamo le vacanze culturali. Io ho detto: cazzo, che storia, figa, ma. È necessario? Sì. Quest'anno andiamo in giro per librerie. Ah, che figata, ho detto io. Ma c'è da prenotare? No, no, andiamo via così e vedrai che ti diverti. A un certo punto andiamo. Davanti a una libreria vedo un libro con scritto Vincere la droga. Ho detto, cazzo che occasione, veramente. Guarda che. Non è facile. Sono persino entrato dal libraio tutto contento di dire: scusi, scusi, ma quante se ne vince che. Avevo già la monetina per grattare la copertina. Ho frainteso. Col libro ci ho fatto due filtri. Allora, ma siccome la mia fidanzata mi ha visto che ero un po' giù di morale, mi ha portato a vedere dei concerti. Ne abbiamo visti una cifra, cioè un tot, ma me ne ricordo solo due in modo particolare. Mi ricordo che a quello di Gigi D'Alessio, perché avevamo sbagliato concerto, ci sembrava un nome inglese, invece era lui. Eravamo noi e facevamo Gigi, Gigi. A quello di Vasco eravamo là così. Questo.